Esattamente, sto parlando della CyanogenMod che da poco è defunta, ma potrebbe risorgere con il nome di Lianogen. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Durante questi miei mesi di assenza dal canale, ovviamente il mondo del modding non si è fermato e anzi ha fatto enormi passi in avanti con l'uscita prima di Android 7 e poi di Android 7.1 Nougat. E allora con quale ROM ricominciare le recensioni se non con quella che per prima si occupa, anzi ahimè si occupava di portare le nuove versioni del robottino verde per più dispositivi possibili? Esattamente, sto parlando della da poco defunta CyanogenMod che potrebbe rinascere con il nome di LineageOS e che ha raggiunto la versione 14.1. Io ho iniziato a testare la CM14 a settembre con una versione non ufficiale, dopodiché a novembre ho messo la 14.1, sempre non ufficiale, e poi, appena è uscita, la 14.1 official. E ora, beh, direi che sono abbastanza pronto per dirvi che cosa ne penso. Ma prima, intro! Suppongo che tutti ormai conosciate i cambiamenti di Android 7, soprattutto per quanto riguarda il lato estetico, che ha visto numerosi e a mio parere più che positivi miglioramenti, per cui mi concentrerò sulle nuove funzionalità e sulle aggiunte apportate dal team Cyanogen. Il launcher in realtà non presenta grosse novità, in quanto si tratta del trebuchet che gli utilizzatori di CM ormai conoscono alla perfezione. Tuttavia è possibile installare tramite un file zip il Pixel Launcher, che vi darà qualche possibilità in più e contribuirà a dare al vostro smartphone un aspetto veramente simile a quello dei due telefoni made by Google. Il design è estremamente minimale e il drawer delle applicazioni si richiama effettuando uno swipe verso l'alto. Inoltre è ovviamente presente la perfetta integrazione con Google Now e si spera che al più presto arrivi anche quella con Assistant. Il menu delle impostazioni è stato modificato e adesso in alto avrete alcuni avvisi e suggerimenti. Sono disponibili tutte le nuove opzioni presenti in Android Stock, come la modalità notte o la possibilità di inserire degli sfondi giornalieri, e in più avrete qualche feature aggiuntiva. Tra le migliori ci sono la completa personalizzazione dei tasti fisici e della navbar, la gestione dei profili e la possibilità di nascondere o mostrare qualsiasi icona della status bar. Ovviamente poi per i dispositivi come i OnePlus dal 2 in poi possiamo anche attivare delle opzioni proprietarie come le gesture o quelle riguardanti lo slider delle notifiche. Infine, anche se è quasi scontato, il lettore di impronte digitali non dà problemi e anzi lo sblocco è perfino leggermente più veloce rispetto a quello con la ROM stock. Ah, altre due caratteristiche importanti e da non dimenticare di questa CyanogenMod basata su Nougat sono: 1) la possibilità, in una qualsiasi sezione delle impostazioni, di richiamare il menu generale con uno swipe da sinistra verso destra per poter passare velocemente da una voce all'altra, e 2) il poter aggiungere dei tile alla tendina tramite app di terze parti. Ciò vuol dire che se normalmente avremo una quindicina di strumenti in tutto, grazie ad alcune app presenti sul Play Store potranno diventare molti di più e soprattutto essere estremamente personalizzabili. Io ho utilizzato quelli per la luminosità adattiva e per la sincronizzazione, ma come vedete ce ne sono tanti altri che permettono persino di collegare direttamente degli applicativi. In descrizione vi lascio il link a Tile Extension for Nougat, l'applicazione che ho usato io per inserire tali aggiunte. È gratuita, ma secondo me già più che completa. In ogni caso, se vorrete, a pagamento ne troverete anche di più fornite. Per concludere il discorso impostazioni, la tendina principale presenta in alto un collegamento rapido ai 6 strumenti principali e la gestione avanzata e decisamente migliorata delle notifiche classica di Android 7. Per quanto riguarda le applicazioni di sistema, sono quelle a cui CyanogenMod ci ha abituati: Audio FX completamente rivisto nella grafica e molto migliorato, un browser e un file manager, la fotocamera proprietaria del team, un lettore musicale e due registratori, uno per lo schermo e uno vocale. La fotocamera è ricchissima di impostazioni, c'è poco da fare, avrete tutto ciò che vi occorre. Dal timer alla regolazione automatica o manuale di ISO, esposizione e bilanciamento del bianco, fino ad arrivare al controllo della saturazione, del contrasto e di tanti altri valori. Peccato che poi, dopo tutta questa abbondanza, cada miseramente sulla velocità. E per velocità non intendo quella di messa a fuoco, quanto piuttosto quella vera e propria di scatto. Dal momento in cui toccherete il tasto a quando effettivamente la foto verrà fatta e potrete scattarne un'altra, passeranno infatti almeno 2 o 3 secondi, che è un tempo decisamente troppo lungo, soprattutto se paragonato a quello impiegato dalla camera stock di OnePlus.
La qualità poi non è neanche male, ma il mio consiglio è di scaricare la fotocamera di Google e, per chi avesse un OnePlus 2, quella della Hydrogen OS, che sono facilmente installabili tramite APK e hanno una maggior velocità e ottimizzazione. Non si può poi non menzionare una delle principali novità di Android Nougat, ovvero il multi-window. Finalmente Google ha introdotto tale feature direttamente nella versione stock del robottino verde e devo dire che l'ha fatto alla grande. Dalla schermata delle app recenti sarà infatti possibile, tenendo premuto su una di esse e trascinandola verso l'alto, aprirla in modalità schermo diviso. Come potete notare, verrà inserita nella metà superiore e in quella inferiore vi ritroverete tutte le altre in background. Se la seconda che volete inserire non è presente, poco male, vi basterà tornare alla home, selezionarla dall'app drawer e in automatico ve la ritroverete aperta insieme alla precedente. Inoltre, se vorrete cambiarla, vi basterà toccare il tasto recenti e selezionarne una nuova, mentre per tornare alla modalità schermo intero dovrete solamente trascinare la divisione centrale verso l'alto o verso il basso. E basta, è tutto qui. Non ci sono particolari funzioni avanzate come quelle presenti su alcuni telefoni come i Samsung, ma il tutto funziona davvero bene e consente di velocizzare notevolmente l'utilizzo dello smartphone. Provare per credere. Infine, passando alle prestazioni e alla gestione energetica, arriviamo ai veri punti di forza di questa CyanogenMod, o volendo, di Nougat in generale. La fluidità è grandiosa e io in questi mesi di test non ho mai riscontrato lag. Ciò è anche merito dell'ottima gestione della RAM che persino nei momenti di stress su 4 GB riesce a tenerne liberi almeno 1-1,5. Ok, di tanto in tanto, anche se abbastanza raramente, potreste riscontrare dei riavvii spontanei, ma questo è dovuto più che altro al fatto che le build sono ancora delle nightly. Se arriveranno delle versioni stabili, probabilmente non accadrà. E per quanto riguarda la batteria, beh, da questo punto di vista rispetto a Marshmallow c'è stato un passo in avanti enorme. E se prima, salvo rari casi, mi aggiravo sempre sulle 3-4 ore di schermo con un utilizzo normale, adesso si arriva a fine giornata con 4 ore e mezza, 5, sempre di schermo, anche con un uso abbastanza stressante. In alcune occasioni ho addirittura raggiunto le 7 ore di screen on, un risultato che non avevo mai toccato con il OnePlus 2. E sì, in tali casi non sono arrivato fino a sera, ma 9-10 ore totali sono comunque ottime. Perciò, se con la CM13 avevo mostrato qualche dubbio riguardo all'effettiva convenienza nell'installare tale ROM, con questa non ne ho neanche uno. È fenomenale. O meglio, lo era finché non hanno deciso di chiudere tutto. Ora, beh, secondo me vale comunque la pena testarla perché se la cava decisamente bene. I miglioramenti rispetto a Marshmallow, come ho detto, ci sono e si vedono e come, per cui se avete ancora Android 6 o una versione precedente, il mio consiglio è quello di effettuare l'upgrade perché non ve ne pentirete. Inoltre, se CyanogenMod diventerà semplicemente Lineage OS, la ROM continuerà a essere aggiornata e migliorata, per cui dal punto di vista dell'utente finale non ci saranno praticamente cambiamenti. In ogni caso, nelle prossime settimane io continuerò a presentarvi altri firmware altrettanto validi, per cui potrete scegliere quello che preferite. Perfetto, io non ho nient'altro da aggiungere. Se avete delle ROM da consigliarmi o che volete che recensisca, scrivetemele nei commenti e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e condividetelo per aiutarmi a crescere. Detto questo, io vi do appuntamento a sabato prossimo. Ciao a tutti!